una chiesa di confine aperta all'incontro e al confronto secondo il carisma degli agostiniani. La pontificia parrocchia di Sant'Anna, che sorge all'ingresso dell'omonima porta di accesso alla città del Vaticano, è assegnata alla cura degli agostiniani sin dalla sua istituzione il 30 maggio 1929 per volontà di Pio XI con la Costituzione Apostolica ex Lateranensi Pacto. La sua particolare posizione ne fa un luogo aperto all'universalità, una comunità multiforme allo stesso tempo strettamente vincolata al successore di Pietro. È una parrocchia che ha il respiro del mondo, i polmoni del mondo, perché abbiamo questa provvidenza che ci viene offerta in questo momento storico particolarmente complicato e difficile, in cui siamo di fronte alla vita proposta da internet e quindi da multimedialità, però sia i computer, sia i telefonini, sia gli iPad, che tutto quello che è l'informatica, crea una personalità, un rapporto informatico, ma non si ha più il rapporto personale. Ci sono tante persone che sono alla ricerca di qualcuno che li possa ascoltare, e ci accorgiamo che nella parrocchia vengono perché possono trovare qui qualcuno che li ascolta nelle varie lingue, in tutte le situazioni, anche di differenti religioni, ma vengono a cercare consolazione, speranza in tante situazioni di solitudine, che sono quella della solitudine per la povertà e quella della solitudine proprio per le persone che sono abbandonate, le persone anziane che nessuno più li cerca, nessuno più li vuole, ai bambini che vediamo tanto abbandonati a se stesso perché i genitori sono sempre così presi dalla loro vita e che cercano un po' di sicurezza in noi che siamo qui al loro servizio. Ecco, la spiritualità dei padri agostiniani mette a servizio il loro carisma, che è un po' l'incontrarci insieme, che abbiamo degli incontri di preghiera e di dialogo tra noi negli incontri mensili e negli incontri settimanali, per poter poi dare impulso e spiritualità, gioia a coloro che vengono in questa parrocchia. In un palpabile clima comunitario, la vita della parrocchia di Sant'Anna è scadenzata da molteplici attività per provvedere alle necessità materiali e spirituali di parrocchiani, visitatori e pellegrini. L'adorazione eucaristica, il gruppo per meditare la parola e quello di preghiera, le madri cristiane, l'opera della Caritas, la corale e i mercoledì culturali, fino all'attività di catechesi orientata soprattutto alla formazione dei bambini e dei giovani in preparazione dei sacramenti della comunione e della confermazione. Abbiamo qui i bambini che sono all'interno del Vaticano, dalle guardie svizzere ai gendarmi, ai dipendenti, ma anche quelli che abitano qui attorno a Borgo Pio, che sono affezionati a questa parrocchia, e noi dedichiamo il tempo con il catechismo, gli incontri e anche ascoltando e incontrando i loro genitori per la formazione alla vita. Noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile perché sappiamo che il futuro della vita cristiana, il futuro del nostro essere cristiani in questo mondo è dato ai giovani oggi. Bisogna formarli veramente nella gioia del Signore risorto, con una conoscenza del Signore molto approfondita del Vangelo, conoscendo veramente dal catechismo tutte quante le varie realtà della vita della Chiesa, che offre alla Chiesa la spiritualità per saper crescere ed essere testimoni nel mondo. In un mondo stratificato e in continua evoluzione, oggi anche il tessuto delle parrocchie si è modificato, così come la vita stessa del parroco, che deve avere misericordia verso quanti bussano alla sua porta. Una sollecitudine indicata da Papa Francesco sin dai primi giorni del suo pontificato, anche durante la messa celebrata nella parrocchia di Sant'Anna il 17 marzo 2013. Non abbiamo più una vita stereotipata, tranquilla, che vive un parroco dietro una cattedra tranquillo, aspettando le persone, quanto dobbiamo incontrarle, quanto dobbiamo saper prendere quando arrivano. Vediamo lo sguardo, molte volte triste, delle persone che entrano, basta una parola buona, mettersi in discussione, cercare anche il banco alimentare che ci dà una mano per trovare gli alimenti, non fermarsi più nell'ufficio, quanto andare in prima linea e mettersi a dare una mano alle persone che vengono.